She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her. Ah, cosa? Ho capito perché mi avete detto, bro, non vedi letteralmente 20 secondi. 20 secondi. Solus. Vado. Io capisco che la gente dice che questa è un po' più cartunesca, ma è quello che vi dicevo quando ho guardato questa roba. Cioè, io capisco che ti fa uno strano... il nasino ti punge, no? Però una volta che secondo me tu ti abitui a questo mood, è molto figo. Perché ti fa vedere le insegne fatte probabilmente con la magia, con il lirium. Bella tutta sta gente, ti fa sentire la città molto viva. Cioè, è figa come roba. Se devo paragonarla a qualcosa, più che Final Fantasy, mi ricorda Hogwarts Legacy. Tocca vederlo poi effettivamente proprio sullo schermo. Perché con YouTube che deflagra tutto quanto, sta roba secondo me non c'ha senso. La gente che si lamenta di questa cosa, io posso capire che dici mi dispiace che è una cosa che proviene dal gioco a turni strategico, se n'è andata a fanculo da un'altra parte, però io sono anche curioso di vedere sta roba. Cioè sono curioso sperando che non diventa il appunto tiro sempre quei tre attacchi di merda e fa fanculo e diventa effettivamente un action con un sacco di robe, combe e compagnia. Però io appunto vedendolo così mi ispira, però tocca vedere dove arriva sta roba. Cioè se diventa poi appunto come quella roba del attacco, 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 schiva, attacco, 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 schiva, attacco, 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 schiva, mi rompo i coglioni. Tipo questa era una combo. Avrà un albero di abilità enorme. Sono contento se mi dite sta roba. Cioè io più guardo questa cosa, più il mio occhio si abitua e vedo anche tanto glow up rispetto a Inquisition. Poi tocca vedere nelle altre ambientazioni com'è. Perché pure Inquisition cambiava tanto di mood in base alle ambientazioni, no? Da una foresta, degli elfi, al deserto, alla zona del The Winter. C'è una sorta di sistema di skill, di comando anche. O sta roba è particolare? Perché io qua vedo che ti puoi portare 3, 6, 9 più due cose che saranno tipo le ulti e sopra c'è altra roba. Quelle laterali sono i compa... Ah, quindi, ok, puoi dare dei cazzo di comandi. Puoi dire, io quello fagli quella cosa. Perché, ok, c'è comunque un minimo di questa roba in mezzo. Oh, pure questa è una protesi. Non ha un piede. Not the worst timing. Io mi devo creare un cazzo di tasto con scritto smash sopra, così proprio quello, madonna, pom, sopra fortissimo. Ci vado così la strilla. Che tanto questa sembra tipo un mezzo indiana. In person, but I did find hints of old magic similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go before this ritual he's doing gets any worse. Per adesso sto adorando anche le cutscene. Cioè sono molto ritmate bene, c'hanno dei bei scambi, sono belle di regia, giustamente, meno male almeno quello. Guarda che bel dettaglio. Questi sono vari divinità elfiche e là sopra c'è Mithal. Ok, quindi cioè tu per capirli non era tanto per questa roba, ma era per il simbolo che hanno sopra la testa. Io continuo a dirlo, il mood per adesso mi sta a piacere. Tocca vedere alla lunga come diventa questo ciclo di gameplay. Sempre quello il discorso, ma quello finché non l'hai sotto le mani o vedi qualche gameplay avanzato, poco puoi saperne. Finalmente ci sono le schivate effettive, tra l'altro, e questa infatti è una cosa che sto adorando, perché a me la cosa di Inquisition che mi ha sempre dato fastidio è che loro hanno cercato di fare un ibrido tra gioco a turni e action, prendendo le cose sbagliate del gioco a turni e del gioco action, mettendomi la schivata come skill, che io capisco che è, però quella c'ha senso dove? Quando sto giocando a Origins. Just a fight ti sta a far capire un attimo il mood per recuperare subito la terra se fai quick time event, ci stanno le zone dove devi stare attento, schivare ti fa capire quando ti arriva il colpo. Sembra un ibrido tra Batman con lo stile di combattimento e non mi viene che cazz'altro al momento. Sai qual è il fatto? Star? È che con la questione del restyling deve avere senso. Cioè, io capisco quello che intendi, però in un mondo come quello di Dragon Age, dove forme, colori, mood, frasi e compagnia ti fanno capire dell'ambientazione, quando ciò che io in Dragon Age 1, 2 e 3, il demone della superbia c'ha una determinata forma, nel 4 ce n'ha un'altra, se è semplicemente banalmente il l'abbiamo restylati perché sì, mi fa girare il cazzo. Se invece appunto, come io spero ci sia una questione a livello del lore ambientazione del nell'impero dei Winter, i demoni, la magia e tutto quell'altro cazzapippolo vengono visti in altro modo e quindi magari i demoni hanno una forma molto più longilinea o particolare, è una figata. Tocca appunto vedere quando ce l'avremo nelle manine. Cioè vedi sti cazzo dei primi piani, che bellezza, Dio Madonna. You need to listen.
Pensate, ma gli ha fatto scoppia bianca. E Solas quindi tocca ammazzarlo. Oppure possiamo vederlo come Solas che ha allontanato Varric da una relazione tossica. People are always dying. It is what they do. Sì, ma io spero che sti dialoghi cambiano in base a come cazzo lui si è vissuto Inquisition. Niv, fatte da un culo. Porta da Nana. Che figata con il coltello che squarcia il velo. Ecco perché ti serviva Niv, perché sparava la palla di fuoco. In realtà vederli mi sembrano dei cazzo di Earthless, raga. Questo c'ha tutte radici e c'ha tipo una maschera. Cioè, a meno che sono quelli cattivi. Cioè, potrebbe essere Dirtamen, perché quello mi sembra un gnomo maligno. E quell'altra... Cioè, tecnicamente, avendoci la cosa così, quello è il simbolo dei Mithal, ragazzi. Solo se è un po' sfigato, solo se è un po' pelato. Non vedo la cazzo di ora che esca. Il gameplay non dispiace che sia più action, ma idem. Come dico sempre, ragazzi, io con Veilguard sarò molto propositivo, ma mi avete proprio imparato a conoscere. A me piace il fatto che tu provi a cambiarmi le cose, io non lo vedo quasi mai come una cosa brutta, soprattutto se poi ci fai qualcosa di interessante sopra. Cioè, il diventare action non per forza significa merda basic. Può significare appunto combo, schivate, gestione dello spacing, mosse uniche e tante altre robe. Me, quel poco che ho visto oggi, mi ha intrigato. Tocca vedere se poi diventa un loop così. Cioè, se diventa tipo pure come Inquisition, dove tu sblocchi la tua combo, hai sbloccato quelle tue abilità, le fai in croce e spacchi tutto. No? Però tocca anche capire effettivamente che cosa noi andremo a giocare, che cosa noi andremo a creare in Veilguard. E non credo che per adesso conviene sparare tanto. Io credo che sia un Varric che crea un'altra piccola, secondo me a sto punto, sottocellula dell'Inquisizione. Crea un altro gruppetto insieme alla Harding e compagnia e via. A parte che devo capire pure in questi 10 anni che cazzo è successo all'Inquisizione.